Pierluigi, è vero che il nuovo 8280 TDV è stato progettato sin dall'inizio pensando a chi deve effettuare la manutenzione? Sì Matteo, si vede dai piccoli particolari ma importanti. Quando si alza il cofano, quindi non c'è bisogno di smontare i fianchetti né bisogno di utensili, hai un facile accesso al filtro dell'aria e anche un'apertura dei radiatori molto semplice, semplicemente muovendo una levetta si apre un ventaglio. E per controllare i livelli dell'olio? Abbiamo due serbatoi separati, sia per l'olio della trasmissione sia per l'olio dei servizi. Semplicemente si può controllare il livello tramite i due occhioni che abbiamo, dalla parte anteriore per quanto riguarda i servizi e dalla parte posteriore per quanto riguarda l'olio della trasmissione. Invece per quanto riguarda l'impianto elettrico? Nella fusibiliera abbiamo messo un tester dove puoi provare semplicemente i fusibili bruciati. Anche fare un rifornimento comodo è molto importante, guarda. Molto semplicemente i tappi sono molto facilmente accessibili, come si può vedere, e abbiamo la giusta protezione per l'urea e per il motorino dell'urea. Dai Pierluigi, dacci un'altra chicca. Guarda, abbiamo messo una bocchetta per l'aria compressa, per pulire i radiatori e anche in gabina per soffiare la gabina.